Cosa distingue la società in-house dalle società controllate? Abbiamo già visto che per quanto riguarda le società controllate, la società era sottoposta al controllo della pubblica amministrazione in ragione della detenzione da parte della pubblica amministrazione di una quota della partecipazione azionaria. Cioè l'amministrazione Tizia controlla la società Alfa in ragione della sua partecipazione azionaria. Quando abbiamo analizzato l'articolo 2359 del Codice Civile per delineare il ruolo di controllo, abbiamo affrontato l'analisi del numero 3 della norma, abbiamo visto che il controllo prevede anche dei vincoli contrattuali. Io vi ho detto, tenete presente che quando parliamo di società pubbliche, questi vincoli raramente sono di natura contrattuale, per lo più derivano direttamente dalla normativa vigente. Ora, nel caso delle società in-house, la società è appunto sottoposta al diretto controllo dell'ente in ragione di una norma che obbliga la società a conformarsi alle determinazioni dell'ente. Cioè, la differenza tra le società in-house e le società controllate deriva dalla circostanza che mentre nelle società controllate l'influenza dominante deriva dalla partecipazione della società, alla società della pubblica amministrazione, nel caso delle società in-house la società è sottoposta al diretto controllo decisionale della pubblica amministrazione, di cui si pone sostanzialmente come una articolazione. Sostanzialmente la società in-house è una società che gestisce un servizio pubblico come se fosse la pubblica amministrazione. Ed è quindi un modello organizzativo che è alternativo all'esternalizzazione del servizio. Quindi è alternativo alla soluzione dell'appalto e alternativo alla soluzione della concessione. Il comune tizio intende esercitare un certo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, può dare il servizio in appalto, può utilizzare lo strumento della concessione, oppure può costituire una società diretta, diciamo sottoposta al suo diretto controllo, che è sottoposta
diciamo, che diciamo, gestisce il servizio, formalmente in maniera soggettivamente alternativa rispetto al comune, ma che nella sostanza è totalmente controllata dal comune e ne rappresenta una articolazione.